Le mie cose sono nate sotto la semplice e mera esperienza, la quale è maestra vera. Così scriveva Leonardo da Vinci. Ancora oggi il metodo sperimentale è alla base della ricerca scientifica e dello studio dei fenomeni naturali, come ad esempio elettromagnetismo. La corrente elettrica che percorre il conduttore crea un campo magnetico che si può mettere in evidenza con della limatura di ferro. Con un ago magnetico oppure con una calamita. Ancora una calamita sposta i raggi della ruota quando sono attraversati da corrente. Ancora un effetto del campo magnetico su una calamita sostenuta da un galleggiante. Invertendo la polarità si inverte la rotazione. Una bobina percorsa da corrente genera un campo magnetico analogo a quello di una calamita. Il campo magnetico generato dalla bobina magnetizza una barretta di ferro. Interrompendo la corrente, la manifestazione si annulla. Invece, la sticciola d'acciaio di un cacciavite rimane magnetizzata permanentemente. Una gru magnetica è un elettrocalamita. Esperienze sempre più complesse e più vaste vengono effettuate nella ricerca scientifica. E quindi, oggi uno dei principali obiettivi della scuola moderna è quello di orientare i giovani verso le materie scientifiche. Consapevole dell'importanza di questo problema, la ISO Standard Italiana contribuisce a risolverlo mettendo gratuitamente a disposizione degli insegnanti e degli studenti film didattici. Basta richiederli alla ISO, via Assarotti, Genova. Una grande società consapevole dei problemi del paese. Questa è la ISO in Italia.